E così si inizia il sentiero delle altalene. Si inizia con un'altalena dedicata ad Ostia. Perché Rodari ad Ostia ha dedicato parecchi suoi scritti, per esempio sulla spiaggia di Ostia. A pochi chilometri da Roma c'è la spiaggia di Ostia e i romani d'estate ci vanno a migliaia di migliaia, puntini puntini. Provate a leggerla tutta voi. La voce del mare nella conchiglia ascolta il bambino e si meraviglia. Pronto, ti aspetto, il mare dice. Ho navi e isole per farti felice. Vorrebbe rispondere il bambino al mare. Prepari i pesci, verrò a pescare, ma non è certo di parlare bene la lingua dei pesci e delle sirene. Bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo per sfidare la vita. La fantasia non è un lupo cattivo del quale si debba aver paura. Il Io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta per vedere se anche lassù chi va piano non va in fretta. Pescatore che vai sul mare, quanti pesci puoi pescare? Posso pescarne una barca piena con un tonno e una balena, ma quel che io cerco nella rete forse voi non lo sapete. Cerco le scarpe del mio bambino che va scalzo, poverino. Proprio oggi ne ho viste un paio nella vetrina del calzolaio, ma ce ne vogliono di sardine per fare un paio di scarpine. Poi con due calamaretti gli faremo i legaccetti. Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare. A Ferragosto lo vado a prendere, in treno ad Ostia lo voglio portare. Ecco, guarda, gli dirò, questo è il mare, pigliane un po'. Col suo secchiello fra tanta gente potrà rubarne poco o niente, ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà. Certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova. Per Non c'è vita dove non c'è lotta. Sbagliando si impara. È un vecchio proverbio, il nuovo potrebbe essere che sbagliando si inventa. Se invece dei capelli sulla testa ti spuntassero i fiori, sai che festa? Si potrebbe capire a prima vista chi ha il cuore buono, chi la mente trista. Se io avessi una botteguccia, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza. Speranza a buon mercato. Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basta per sei. E alla povera gente che non ha da campare, darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare. Dica ognuno quel che vuole, ma meglio stufa è sempre il sole. Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l'avara formica. Io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende. Regala.